Food Vlog! Bello a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti a un nuovo super video. Che cosa sei cazzo stai facendo? Vabbè, mi metto così, aspetta, se no sembro pelato. Le donne non possono vedermi pelato. Bello a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti a un nuovo super video sul mio canale YouTube. Io sono Matteo Di Cole e oggi ragazzi mi trovo ancora in Sicilia per il mio ultimo giorno. Ci troviamo in provincia di Catania, da Citrezza, e per 24 ore mangeremo solo pistacchi. Ovviamente ragazzi io vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Controllate di essere iscritti perché potreste essere convinti di averlo fatto, ma in realtà non siete iscritti. Il primo locale dove mangeremo oggi in realtà non è un locale, ma è un'azienda. Siamo venuti in un laboratorio di produzione, laboratorio, bravo, leggermente sì. Fuori Cagliari, una mezz'oretta. Cagliari, sì, o vicino Olbia. Catania. Fuori il centro di Catania, okay. Una mezz'oretta, e si chiama Nisi. Lollo, siamo entrati nei laboratori e quale modo migliore per cominciare questo video se non guardare una persona che ha un'ottima manualità nel farlo fare degli arancini al pistacchio, che spero tra poco mangeremo. Lollo, sei d'accordo? Prima li filmiamo bene e poi, ok, perfetto. Ragazzi, vi ricordo sempre che siamo in Sicilia per il lancio di Ali Food Porno Sicilia e quindi tutti questi contenuti li stiamo creando per supportare Lollo. Link in descrizione, andate a seguirlo. Oh, ok ragazzi, adesso si comincia a fare sul serio. Tre missili, tre bombe a mano al pistacchio. Adesso le spacchiamo e le mangiamo, dai. Ok ragazzi, in maniera molto street, come piace a noi, nel dietro del magazzino spacchiamo l'arancino al pistacchio. Madonna, mamma che bomba. Madonna! E dove mi botti? Assaggiamolo. Però un numero 2 al pistacchio è incredibile. Ovviamente buono. Cosa dire, tutto il pistacchio in impasto, ma non ce lo vedete. Ma è tutto il pistacchio nel condimento. La panatura è bella spessa. Se vi piacciono gli arancini con le panature spesse super croccanti, questo fa il caso vostro. Stiamo facendo dei cannoni e vi giuro che ci metteremo del pistacchio. Ve lo giuro. Lollo, giuraglielo anche tu. Non lo so, magari io un po' di cioccolato glielo metto, tanto sei tu che stai facendo. No, io solo pistacchio. Ah, questo che cos'è? Pistacchio. E questi che cosa sono? Cannoli panati nel pistacchio. Quindi li posso mangiare. Hai capito? Sì, sì, dai. Bravo, bravo. Mi diverto solo se mangio il cannolo. Il cannolo al pistacchio. Perché due tu? Perché ho famiglia. Salute. Wow. Ah, ma brindiamo un attimo, dai. Brindiamo con i cannoli. Bello fatto. Ricotta pazzesca. Tanta roba. Pistacchio, ragazzi. Io un granella che intero. Ti faccio la domanda, più o meno di Palermo? Più buoni o meno di Palermo? Poi. Ah, bella domanda. Mettiamolo in difficoltà questo. Il cannolo più buono è quello che non ho ancora mangiato. Comunque ragazzi, ho da dirvi che Nisi è un posto dove voi non potete venire, ma potete acquistare. Vi lascio i riferimenti in descrizione. Ok ragazzi, sono... Stai zitta. Sono le 14.45 del 13 maggio. È ora di pranzare. Siamo venuti ad Citrezza da Anchovy Fish Bar a mangiare degli ottimi panini di pesce con pistacchio. Oh, oh sì. Oh yes baby. Assaggiamolo. Non fermo. C'era anche dentro. Confermo. Non c'è la necessità di metterlo anche fuori. Raga, polpetta buonissima, super succosa. Ti devo dire. Per niente male. Qui abbiamo dei gamberoni fritti panati nel pane panco e qui della salsa al pistacchio. E io me la sento di privarmene, ragazzi. Il mio cuore si impiglia. Con un gamberone fritto. Oh, beh, qui il pistacchio sopra chiusa. Di là era il tizio perché c'era già detto. Qua che dentro non c'era. Proprio motivo, c'era solo il gambero. Ok ragazzi, la situazione è questa. Ci siamo noi come al solito che rischiamo la morte. Non so se
rendiamo per fare le foto. Rendiamo, dove rendiamo, amico mio? Quello non lo posso mangiare, quell'altro sì. Oh, amore mio, tu vieni a casa con me. Guarda quanto pistacchiozzo c'è lì sopra. Tonno rosso, burrata, pomodorini, pistacchiozzo, eh? Rendiamo. Si mangia, eh? Si gode. Guardate che foto, ragazzi. Mi fate sapere quando voi imparate a fare foto del genere, eh? Amici food blocker. 366-233-151 è il mio numero, venite, vi do una lezione. Dai, ragazzi, poi ci fate sapere, ok? Va bene. Ricordo nuovamente che ci troviamo in Sicilia per il lancio di Italy Food Porn Sicilia, quindi passate dalla descrizione e supportate il ragazzo. Una volta che siete in descrizione ci troverete anche la mail di Italy Food Porn, che comunque vi scrivo qui sotto, perché se volete lavorare insieme a noi mandate una mail. Il prossimo Italy Food Porn potresti essere proprio. Ragazzi, siamo tornati alla postazione e ci andiamo a spaccare questo fantastico panino, questa tartarugona che abbiamo, poverina, massacrata, con cipolle caramellate, pomodorini, tartar di tonno stracciata e pesto di pistacchio a quantità industriale, vagonale proprio. Vai. Io pensavo questa cosa di mangiare solo cosa al pistacchio fosse pesante da gestire. Naturalmente, avendo scelto la Sicilia per farlo, e quindi il pistacchio è un prodotto che qui viene utilizzato spesso, appunto lo utilizzano in varie ripaste. Pazzesco. Ora ce ne andiamo a fare il merenda? No. No, no, ora hamburger di carne. No. Buono. Sì. Adesso andiamo a pranzo. Sera fatta, l'ora 17:30, di mangiare qualcosa, quindi siamo venuti da 30 e lode, non so se lo vedete, a Mister Bianco, che se gli parlate di pistacchio loro rispondono. Ragazzi, iniziamo qui da 30 e lode con questi antipasti, che però io qui vedo che non posso mangiare niente. Poi mozzarellona fritta col pistacchio, ecco. Tu mangi tutto il resto, io mangio solo la mozzarella, va bene? Però sta arrivando la pizza, quella credo proprio che la posso mangiare. Qui facciamo la storia, ma scriviamo anche la storia, questa che burrata. Mamma mia, burrata fritta, sopra abbiamo crema di pistacchio e granella. Complimenti al signore delle spaccate. Bella mente, zio. Spettacolo. Mamma mia, assaggiamo. Perfetto. La burrata dentro è ottima, la pastella fuori, diciamo, la copertina che gli hanno fatto fuori, l'impasto della pizza è fuori di testa, sarà un altro sacco, è lodevole. Ok ragazzi, io direi che dopo gli antipastoni questa ci sta veramente di brutto. Dici che la posso mangiare, Lollo? C'è del pistacchio qui sopra? Aspetta e controllo. Cioè nel cornicione c'è una salsiccia al pistacchio, okay. Dei funghi. Che cosa c'è? Non c'è del pistacchio. No, non c'è, me. C'è troppo, no. Pistacchio. Dici, no. Posso mangiare al duccio? Secondo me non ce ne faccio portare un'altra con più pistacchio. Credo che più pistacchio di questo potrebbe morire diversa gente. Ma ci faccio portare proprio direttamente la pianta. Quindi sì, vabbè dai, la mangio. Fai così, a posto, la mangio. Grazie, la mangio. Il momento della pizza, l'ho dovuta aiutare perché pesa veramente troppo e si stava un po' a... Poi non mi rendere conto di che benessere è sta pizza. È buonissima. Ma credo che una pizza del genere si mangia almeno in due. Vabbè. Se mi la mangio qua le scappottate. Scusa, che cosa c'hai in mano? È arrivato, è ufficiale. Che cos'è? Ho appena firmato il contratto per la notizia. Che cos'è? Fammi vedere. Food Porn Sicilia. Cioè questa bestia porta il tuo nome sopra. Proprio così. E che cos'è? Dici. Allora, base hot dog, poi abbiamo bacon, cipolla, carbonara al pistacchio, quindi crema carbonara con aggiunta di crema di pistacchio, almeno un 8-900 grammi di patate fritte. Poi abbiamo sopra formaggio fuso con crema di pistacchio e granella. Ma vabbè, ma non stai bene, grande come una testa. Ah, ma ho dimenticato il cannolo al pistacchio che c'è all'interno. Ah, dentro c'è anche un cannolo al pistacchio. Cannolo al pistacchio tritato con Philadelphia e crema di pistacchio. Ok. Grazie, l'hai caro. Leggero, sì. Leggero, sì. Sì. Guardateli. L'ora ad assaggiare, grazie. Era per me? Sì, ti ringrazio. L'ora ad assaggiare lo dog di Italy Food Porn Sicilia, io no. Mamma. Non proprio qua dentro.
infinita. Abbiamo pesato 750 grammi. Quanto? 750 grammi, uno zoppo. Aspetti, sfida, venite qui, mangiatelo. Se lo mangiate tutto, mi mandate la foto su Instagram. Vi ricondivido. Chi viene qua, lo mangia entro 5 minuti, mi manda un messaggio e lo mangerà con me la prossima. Ok ragazzi, chiudiamo qui da Trenta e Lode con sta amichetto. Babà scoppiato di pistacchio. Solita domanda, lo posso mangiare? Questo sì, perché c'è più pistacchio che babà. Chiudiamo qui da Trenta e Lode con questo babà al pistacchio. Ci vediamo più tardi. Mamma mia che mal di stomaco, raga. Ragazzi, buongiorno. Ieri sera alla fine non ce la facevamo, non abbiamo mangiato niente. Però oggi, che sono le... Smetti la Siri, sempre così. Basta. Non so se vedete, 12 e 17 di sabato 14 maggio. Siamo a 24 ore precise dall'inizio di questo video. Quindi ho pensato che sono ancora in tempo per fare un ultimo locale. Quindi beccate questa colazione. Ragazzi, ci troviamo in un bar a caso a Catania. Ci siamo andati a mangiare una bella granita al pistacchio, ovviamente. Questo ci metterò sopra del pistacchio, se no non lo posso mangiare, lo sapete. Le granite in Sicilia sono proprio la creazione dei campioni. Ok ragazzi, ho scoperto il nome, si chiama Bar Trento e siamo proprio su questa che si dovrebbe chiamare Piazza Trento. Mamma mia ragazzi, masterame di Napoli totalmente pistacchioso, guardatelo. Lorenzo può mangiarsi mille gusti di granita. Martina totalmente fuori zona. Ma che ci fai qui, Martina? Sono confusa, sei persa, hai sbagliato strada. Troppo pistacchio intorno a me. Martina si è persa, da Palermo si è ritrovata a Catania. E niente, io sto continuando a mangiare solo quello al pistacchio. Lorenzo sta mangiando mille robe. Io fortunatamente ho ricevuto queste e le mangerò. Ok ragazzi, le nostre 24 ore sono terminate. Spero che il video vi sia piaciuto, perché come al solito, se non vi è piaciuto mi dispiacerebbe un sacco, raga, perché sono mangiati veramente, cioè io mi sono mangiato veramente un botto di pistacchio. Vi ricordo che in descrizione trovate il link del profilo Instagram Italy Food Porn Sicilia, andate a supportare. Subito dopo passate dal mio profilo Instagram, perché metto sempre un sacco di spoiler. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.